faccio brevemente il punto sul dove siamo arrivati fino adesso con il ruolo dei nodi e della rete. Quindi i casi che abbiamo trattato e qual è stato il contributo che i nodi ci hanno dato nel trattamento di questi casi. Lascio un po' da parte la questione sanità, perché ne ha parlato Patrizia, dei casi che abbiamo affrontato nella questione sanità. Lascio un po' da parte la questione Rom, perché ne ha parlato Daniele Valeri questa mattina. Vediamo un po' altri tre campi di casi che abbiamo affrontato grazie al ruolo dei nodi anche. Uno è la questione dei bandi discriminatori emessi dalle amministrazioni locali marchigiane. Qui abbiamo avuto segnalazioni che vengono sia da membri del gruppo di lavoro, sia da nodi territoriali. Interessante anche da nodi che sono amministrazioni pubbliche, che ci hanno segnalato altre amministrazioni pubbliche. Quindi questo è molto importante, perché vuol dire che c'è anche un controllo su quello che si fa. Come abbiamo proceduto qua? C'è stata la lettera dell'Ombudsman segnalando la discriminazione nel bando e in questi casi non abbiamo avuto grossi problemi. L'amministrazione segnalata si è reso conto che il bando era discriminatorio, l'ha modificato, rinviando anche i termini di scadenza ove necessari. In qualche caso abbiamo avuto anche un utile intervento di rafforzamento dell'UNAR, che quindi, oltre, visto che noi mettiamo sempre in copia l'Ombudsman, mette sempre in copia l'UNAR quando fa le sue segnalazioni e i suoi interventi, in qualche caso è arrivata anche la lettera UNAR a dire: guardate, un bando fatto bene deve avere queste, queste, queste caratteristiche. Su questo quindi non è un lavoro estremamente difficile, vi chiediamo segnalazioni. Ogni volta che vi capita un bando in cui c'è scritto aperto a cittadini italiani o comunitari, molto spesso manca qualcosa. Qui c'è un problema di conoscenza della normativa e di attuazione della normativa nazionale ed europea, che è piuttosto chiara, e quindi è facile intervenire su questo campo. Ed è opportuno avere segnalazioni ogni volta che vi capita un bando sott'occhio. Abbiamo avuto qualche caso invece che riguardava più questioni di iscrizione anagrafica, residenza anagrafica, o di servizi, accesso ad alcuni servizi comunali, trasporto pubblico gratuito per certe categorie di utenti, eccetera. Qui diciamo la negoziazione è più lunga, perché forse anche la normativa un pochino più frammentata e anche le opinioni di chi deve attuare la normativa sono erroneamente più solide, perché pensano di sapere, cioè di avere una chiara visione della questione, mentre la loro interpretazione è un'interpretazione migliorabile, diciamo. E anche qui si interviene con uno scambio di comunicazioni. Anche qui abbiamo avuto comunque dei buoni esiti. Su questo lato più frequentemente abbiamo avuto segnalazioni direttamente dalle vittime piuttosto che da parte dei nodi, anche se non raramente c'è stata la mediazione dei nodi nella raccolta delle segnalazioni. Anche questo è appunto un caso importante, perché non raramente la vittima di discriminazione è già in contatto con un nodo, con un'associazione appunto, che nei suoi compiti istituzionali ha quello di supportare alcune tipologie di utenti. Un terzo campo, e mi ricollego a quello che ha detto Marco Buemi prima, che però noi non ci aspettavamo, è quello dei media locali, quindi i giornali locali. Diciamo, inizialmente, quando avevamo pensato in teoria cosa potevamo affrontare, cosa ci poteva venire segnalato, queste robe qua non le avevamo considerate. Invece sulla questione dei media locali abbiamo avuto più di una segnalazione. Ancora adesso, venerdì o sabato, ho scritto una lettera per segnalare che secondo me dovremmo fare qualcosa per intervenire sulla pagina Facebook di alcuni giornali locali che non moderano i commenti. Quindi ogni volta che c'è un preciso tipo di notizie abbiamo un preciso tipo di commento, che significa che se si tratta di Roma abbiamo commenti che ci dicono
Questo è quello che ho segnalato venerdì, per esempio, che ci dicono, eh beh, se hanno freddo di notte gli tiriamo due molotov. Poi abbiamo commenti che ci dicono, sui rifugiati, ci dicono cacciamo questi negri di merda, no? Allora, a questo livello non sono io che devo andare a segnalare a Facebook questo commento discriminatorio. Ci deve essere una moderazione da parte della pagina Facebook. Di chi gestisce la pagina Facebook, specie se parliamo di testate giornalistiche locali, ci deve essere una moderazione. E non è che ce lo inventiamo così, ho analoghi casi toscani e sardi in cui, per esempio, il giornale locale sardo ha detto no, io chiudo i commenti perché non ce la faccio a gestirli e visto che sono di questo genere non accetto commenti sulla mia pagina. Allora, qui non è questione di censurare chi è critico, chi dice prima gli italiani, no, stiamo parlando di quei discorsi che vanno evidentemente oltre, quindi sono minacce di violenza, che sono esplicito razzismo. Non abbiamo invece avuto particolari segnalazioni sul lato del lavoro, che è quello che Marco segnalava invece come importante, e qui invece una prospettiva su cui dobbiamo lavorare e su cui anche con l'Ombudsman abbiamo pensato di evolvere per la prospettiva, per esempio con il coinvolgimento anche di patronati e sindacati che in questa prima fase hanno sì partecipato, ma dobbiamo pensare a una forma di partecipazione più specifica per loro in base alle specifico tipo di utenza che i patronati e i sindacati possono avere. Quindi quest'altro, e poi ovviamente servirà anche una riflessione in futuro sui media locali. Quindi quando si tratta, diciamo, di discriminazioni istituzionali, probabilmente siamo più coperti, no? Ovviamente adesso, anche leggendo le cronache quotidiane in questi giorni, ci sono altri campi che non sono di discriminazione istituzionale, sono di razzismo quotidiano, diciamo così, esplicito e diretto, su cui serve un lavoro culturale più di fondo, più ampio. Però se iniziamo con un lavoro efficace sulla discriminazione istituzionale, quindi correzione di bandi, correzione di male pratiche delle pubbliche amministrazioni, secondo me è già un grosso passo avanti che facciamo. L'altro lavoro che stiamo cercando di fare è quello di tenere insieme la comunità di pratiche. Questo è un lavoro su cui ha lavorato in particolare Giovanni Torrisi, quindi con la newsletter che si chiama Recodis, che quindi chi ha partecipato ai seminari del 2013 a Nodi nel 2014 riceve. Se qualcuno di voi non la riceve, segnalatecelo così vi aggiungiamo, e in più la pagina Facebook Nodi No Discrimination. Sono tutte, diciamo, punti su cui più che altro facciamo una diffusione di cultura di contrasto alle discriminazioni, e quindi sulla newsletter facciamo per esempio l'aggiornamento dei casi che abbiamo trattato, quindi ovviamente sempre anonimizzati, tenuti nel più generale, però per far capire di cosa stiamo parlando e cosa abbiamo affrontato. La pagina Facebook è più un'arena per diffondere informazioni quando ci sono sentenze di tribunali europei o nazionali, quando ci sono casi locali che finiscono sui media, insomma, e più quando ci sono iniziative, perché poi i nodi ci segnalano tantissime iniziative che loro fanno e quindi tendiamo a diffonderle. Domani, per esempio, a Grottammare c'è la presentazione di questo sportello che il comune di Grottammare insieme all'associazione Tandem mette in piedi proprio su questo tema. Sarò lì, e quindi sono cose che vanno avanti e si strutturano sul territorio. Il ruolo dei nodi è assolutamente importante per raccogliere i casi e per darci anche dei feedback. Proprio la prima volta che abbiamo testato questa cosa è stato su un caso di sgombero di Rom in una città del nord della regione, in cui poi vista la segnalazione da altre fonti, abbiamo avuto la possibilità, tramite un nodo che stava sul territorio, di andare a verificare di persona la possibilità. Quindi gli abbiamo chiesto appunto di
di andare a vedere cosa effettivamente era successo. Ovviamente lo facciamo sempre nel rispetto delle specifiche prerogative, competenze e caratteristiche dei singoli nodi. Non chiediamo a un nodo di fare cose che non è in grado di fare. Quindi se rientra nel suo compito istituzionale trattare certi tipi di utenza o affrontare certi temi, sappiamo che possiamo avere una spalla sicura su cui appoggiarci.